di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Sulla questione è già stato avviato un percorso con tre regioni, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 e nei primi mesi del 2018. Si tratta quindi di portare a compimento l'attivazione di disposizioni così rilevanti per il sistema delle autonomie territoriali del nostro Paese. Ecco cosa avete messo voi in quella NADEF del 2018. Ma dato che non è un colpo di fulmine, l'avete ripetuto nel NADEF del 2020 e addirittura anche nel NADEF del governo Draghi. Tutti i governi hanno messo che la vera priorità era approvare una legge che desse concreta applicazione all'articolo 116,3 della Costituzione. E allora, ministro Calderoli, lei non avrebbe fatto nulla se gli altri avessero fatto quello che dovevano fare. Bastava che la faceste voi la legge, se eravate così capaci, se la volevate così tanto, non ci voleva molto a scriverla. Non eravate in grado di scrivere come si poteva applicare questa norma? Perché voi sapete quali erano i problemi di questa norma. Innanzitutto bisognava chiarire se in quest'Aula si potesse modificare quella che era l'intesa tra lo Stato e la Regione, perché questo era uno dei problemi che la Costituzione non risolve. E allora, vedete, non è un incidente di percorso, perché non solo era al punto 20 del programma e del contratto fatto tra Lega e 5 Stelle, questo problema era anche il punto 6 di quella 20 punti che il Movimento 5 Stelle presenta al Partito Democratico quando si deve costituire la nuova maggioranza rosso-verde. E allora è inutile che vogliate menare il can per l'aia. Vi abbiamo preso con le mani nella marmellata. Altro che maschera e volto. Voi siete solo maschera. Il volto l'avete perso da tempo. Uno, nessuno e 100.000. Buona fortuna a Camposanto. Bravo!